amici di Spazio Games, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con la nostra rubrica WhatsApp, dove ripercorriamo, come di consueto, le novità più interessanti che hanno animato i giorni scorsi. A ormai pochissimi giorni dall'uscita di Final Fantasy XV, segnaliamo ai nostri lettori che il Day One è stato rotto non solo in Perù ma anche negli Emirati Arabi. Sebbene Square Enix abbia dichiarato guerra agli spoiler, non possiamo che raccomandarvi di fare attenzione ai video che stanno circolando per la rete. Nel frattempo, Square Enix ha ufficializzato i contenuti della patch del Day One, ribattezzata Crown Update. Grazie a quest'ultima avremo scene aggiuntive da Kingsglaive, una visuale migliorata, un albero di abilità aggiuntivo, un cosiddetto fischietto da guerra per attirare i mostri e, tra le altre cose, ulteriori ricette da preparare. Vi ricordiamo che l'appuntamento con il gioco è fissato per il prossimo martedì 29 novembre su PlayStation 4 e Xbox One. Continuano a piovere invece i rumor relativi a Nintendo Switch. Una giornalista insider si è detta infatti certa che nel primo anno di vita della console vedremo arrivare anche Pikmin 4, Mario Maker e Xenoblade Chronicles X, il cui porting non sarebbe però curato da Monolith. Secondo la medesima fonte, infatti, il team sarebbe impegnato su un gioco completamente nuovo che dovrebbe debuttare dal 2018 in poi. Per l'insider, inoltre, Zelda Breath of the Wild dovrebbe debuttare a giugno, con pochi giorni di differenza tra Nintendo Switch e Nintendo Wii U. Nel frattempo, comunque, anche se un po' in sordina, arriva una certezza. Nel corso di una lunga intervista in cui ha fatto sapere che The Elder Scrolls 6 è ancora parecchio lontano, Todd Howard ha di fatto confermato Skyrim su Switch, facendo sapere che l'esperienza sarà identica sia sul televisore che sullo schermo portatile della console. In precedenza, vi ricordiamo, Bethesda aveva in qualche modo rimandato la conferma dell'annuncio, trovandosi a ridosso dell'uscita di Skyrim Special Edition, dichiarando che i suoi giochi sarebbero arrivati su Switch, ma precisando di non avere ancora nomi specifici da rendere pubblici. Rimane da vedere ora se Skyrim farà parte della lineup di lancio o meno. Sembrava un miraggio come la passata Nintendo NX anche The Last Guardian, uno dei videogiochi dalla gestazione più lunga che ricordiamo in tempi recenti. I lavori sono stati così complessi che perfino l'attore Fumito Ueda ha ammesso di essere arrivata a un certo punto a credere che il gioco non sarebbe mai uscito. Sappiamo invece come sono andate le cose con l'appuntamento fissato su PlayStation 4 per il prossimo 7 dicembre. Nel frattempo, il producer di Dark Souls 3, Atsuo Yoshimura, ha aperto all'idea di un'esperienza in realtà virtuale per la serie, dichiarando che spera che prima o poi un progetto simile possa diventare realtà. C'è da vedere però in che modo l'esperienza di Dark Souls si adatterebbe alla soggettiva della VR e quale sarebbe la risposta dei fan della celebre saga. Mentre Telltale è ormai pronta a concludere la sua prima stagione di Batman, il 20 dicembre farà il suo debutto la terza di The Walking Dead, intitolata A New Frontier. Il gioco debutterà con il primo episodio su PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3, Xbox 360, iOS e Android, tutti nella stessa data. Questa volta vestirete i panni di Javier e dovrete affiancare Clementine, che è ormai l'icona dell'apprezzata serie di Telltale. Come with me for fun in my bargain. Come along, let's go for the hell of it. Dopo il lancio della campagna Kickstarter, il progetto diventerà realtà. Slaps and Beans, il videogioco ufficiale di Bud Spencer e Terence Hill, ha infatti superato l'obiettivo dei 130.000 euro richiesti per svilupparlo e marcia ora, con 17 giorni di campagna ancora disponibili, verso i 200.000 euro che consentirebbero al team di sviluppo di includere le colonne sonore dei film originali. Il titolo, realizzato dai ragazzi italiani del Trinity Team, sarà un picchiaduro a scorrimento che vi consentirà di rivivere gli scenari e le scazzottate più famosi dell'epopea di Bud e Terence, con uno stile artistico in pixel art anni 80, la possibilità di giocare anche in cooperativa e l'immancabile di un buggy rossa con cappottina gialla. Chiudiamo con lo sciopero dei doppiatori dell'industria videoludica. Quelli iscritti al sindacato SAG-AFTRA infatti hanno deciso di sospendere le attività dallo scorso 21 ottobre, rifiutandosi di collaborare con compagnie come Activision, Electronic Arts, Take-Two, Disney e Insomniac Games, oltre a diverse altre. Secondo gli attori, sono necessarie sessioni di lavoro con una pausa in modo da non rischiare danni alla voce, compensi adeguati al successo del prodotto e maggior chiarezza sui ruoli che si andranno a interpretare, di solito avvolti invece nel mistero.
Al momento, a oltre un mese dall'inizio dello sciopero, le parti sembrano molto distanti e le testimonianze arrivate da alcuni artisti, come David Hayter e Jennifer Hale, denunciano un malcontento che potrebbe trascinarsi ulteriormente. Vedremo come evolverà la situazione nelle settimane a venire. Anche per questa settimana direi che abbiamo concluso. Spazio Games vi dà appuntamento al prossimo weekend per una nuova puntata del nostro video WhatsApp.